Buongiorno ragazzi, oggi in questo tutorial vi farò vedere come ho realizzato la cover di questo brano bellissimo che si chiama Friendship. Allora andiamo innanzitutto a vedere, per fare il giro ho utilizzato uno strumento di chitarra con questo plugin che è già integrato dentro Logic. Tutto il brano è stato fatto solo con i plugin di Logic, non ho usato nessun altro plugin, nessun altro effetto. Qui praticamente ho creato un suono di chitarra che adesso andiamo a sentire mentre fa il giro, che è questo. Naturalmente è molto chiuso così come suono, per cui gli ho aggiunto innanzitutto un riverbero utilizzando lo Space Designer. Ho utilizzato un riverbero, già andiamo ad abilitarlo e sentite come cambia notevolmente il suono. Però non bastava perché mi sono reso conto che nel brano originale c'è anche un delay. Andiamo ad abilitare il delay e vedrete come cambia ancora proprio il suono perché gli dà quella ritmica diversa. Sentite com'è molto più bello. Adesso lo disabilito. Adesso lo abilito ancora. Gli dà quell'effetto ping pong molto bello che appunto riempie il brano. Poi qui abbiamo un suono di il kick praticamente che ho costruito con l'analog circuit, che è questo generatore di suoni di batteria, che potete fare anche clap, snare, hi-hat, tom, o anche degli effetti. Dopo entrerà assieme agli altri pezzi con questo giro. Naturalmente ho dovuto inserirgli un compressore e altri vari effetti, un equalizzatore, un compressore di tipo analogico. Poi ci sono altri strumenti che ho inserito. Qui abbiamo naturalmente l'hi-hat, sempre costruito con lo stesso generatore. Proviamo a sentirli assieme. Poi c'è il giro di piano che praticamente si inserisce dopo. Io tutte le note le ho inserite a orecchio, per cui ho cercato di farla molto simile, ma con qualche piccola variazione. Questo è un giro di piano che si sente circa a metà della canzone. Poi abbiamo un coro che si inserisce ogni tanto, un basso che l'ho fatto proprio come il suo originale. Poi abbiamo un clap che all'inizio era così. Ho inserito un riverbero per cui c'è una spazialità migliore. Poi abbiamo due effetti che sono un impact che è questo. E poi abbiamo uno swap che io l'ho fatto qua invertito e poi alla fine del brano è normale. Questo che vedete è il grafico del filtro cutoff. Vi faccio vedere questo particolare, lo vedete, cutoff dello sculture. In questo momento è disabilitato, per cui il brano, o perlomeno questo giro, è sempre uguale.
mentre invece se vado ad abilitarlo vedrete che questo si evidenzia, vedete che è diventato azzurro più visibile. Vedete che va a aprire il filtro. Questo possiamo anche andarlo a vedere sullo strumento stesso, basta che selezioniamo la traccia, apriamo il plugin e vedrete che questo qua, che è il cutoff, mentre il loop va avanti e questo grafico sale, questa manopola aumenterà. Quello praticamente si chiama automazione. Vedete che sta ruotando? Dopo, seguendo l'onda, vedrete che cala. Ok, adesso andiamo a sentire tutto il brano. Adesso entra anche il piano. Entra solo il clap e qui rientra anche il kick a 41. Qui c'è sempre il noise swap, ma al contrario. Bene ragazzi, inutile dire che la canzone originale è un capolavoro, veramente. Questo Pascal Lobiton ha fatto un brano che ha avuto un successo mondiale. In effetti ci sono tantissimi video in cui soprattutto viene fatto il passo tipo Moonwalker, quello di Michael Jackson. È veramente un brano che ha spopolato veramente nel mondo. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, innanzitutto per capire che il Logic è un programma fantastico, naturalmente è un programma esclusivo della Apple, infatti sto usando il mio iMac 2015 che funziona perfettamente. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciate qualche commento, mettete un bel like e iscrivetevi al canale che è sempre un piacere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!